Io mi sono trovato 28 anni, ambiente reduce dal 68, quindi comunista combattente, materialista. Stavo diventando medico e ho seguito la formazione in psicoterapia bioenergetica, quindi corpo, materia. E conosco Marlene, che è diventata mia moglie, brasiliana. L'anno dopo nasce la figlia, andiamo in Brasile a conoscere i parenti. Solo che io con il Brasile non avevo assolutamente nulla a che fare. Cioè, a me piaceva l'India, semmai, ma il Brasile, per me il Brasile era macumba e samba, no? Carnevale e macumba. Quindi, vabbè, siamo qua, andiamoci a guardare intorno, chiediamo un po', no? E allora, quella lì è stata una settimana cruciale. Io sono arrivato il giorno in cui c'era Brasile-Italia nell'82, che abbiamo vinto 3-2, che poi abbiamo vinto il campionato mondiale. Quindi sono arrivato quel giorno lì. Il giorno dopo ho conosciuto l'Umbanda, che sono queste tradizioni afro-brasiliane, mi ha cambiato la vita, nel senso che poi per 20 anni, io andando in Brasile ogni anno, stavamo 2 mesi, luglio-agosto, e ho passato 20 anni a girare per 2 mesi in Brasile, che è un pianeta, cioè in Brasile ci sono delle cose che nemmeno lontanamente ci si riesce ad immaginare. Ho conosciuto quindi situazioni legate al mondo sciamanico, al mondo spirituale, al mondo magico, anche molte cose magico-superstiziose, ma all'interno di tutto questo, potremmo dire, di tutto questo caos primordiale, di questo eros natura, no? Natura naturata, di questo mondo caotico, istintuale, anche magico-superstizioso, ho trovato me stesso, ho trovato il cuore. Potremmo dire, se vogliamo usare una parola, ho compreso, ho vissuto per la prima volta cosa significa scendere dalla mente al cuore. E ho visto che cosa mancava, perché io ero medico, stavo diventando psicoterapeuta, bioenergetica, gestalt, c'era qualcosa che mancava, non ero soddisfatto. E ho scoperto che cosa mancava, che detto in una parola è scendere dalla mente al cuore. Questo scendere dalla mente al cuore, lo diciamo in una parola, ma è un mondo, è un infinito. Infatti poi ho conosciuto da una parte le tradizioni, come abbiamo detto, sciamaniche e anche magico-superstiziose, dall'altra la psicologia transpersonale, che mi ha fatto ecco, casa, perché la psicologia transpersonale offre un framework, tra virgolette, scientifico, offre un'epistemologia per includere la dimensione spirituale, in particolare le dimensioni sciamaniche sugli stati di coscienza, su appunto l'espansione della coscienza, su tutti quei fenomeni. Tu hai citato Bateson prima, dove gli angeli esitano, cioè tutto quel mondo che è oltre la mente razionale. E quindi il mio viaggio è cominciato lì e io mi sono trovato, io adesso ho creato questa metodologia che si chiama biotransa energetica, si chiama peraltro, il nome gliel'ha dato un mio collega brasiliano nell'84, quindi non ho nemmeno dato io il nome. Però poi è cresciuta, è diventata una metodologia che adesso appunto è insegnata ormai da 20 anni nella scuola di psicoterapia riconosciuta dal Ministero come modello transpersonale psicoterapeuta. Però è qualcosa che mi è successo addosso. Io non ho mai detto, adesso mi metto qua e creo un mio metodo psicoterapeutico. È incominciato, cioè le esperienze, ogni anno andavo là, succedevano delle cose, poi arrivavano degli insider, le intuizioni, le inserivo, tant'è che il primo gruppo che io ho fatto quando sono tornato nell'82, che già tenevo dei gruppi di bioenergetica, l'ho chiamato bioenergetica transpersonale. E da lì in poi mi si è costruita addosso una metodologia, potremmo dire, che è la biotransa energetica. Però non vi voglio tediare con questa cosa qui della biotransa energetica, perché anche perché l'argomento è femminile, però è così cruciale perché potremmo dire che quello che io ho conosciuto in Brasile è il versante femminile, la dea. Qui noi siamo immersi nel logos, là ha incontrato l'eros, se vogliamo usare una dualità, oppure la natura naturata e la natura naturans, secondo Spinoza. Permettersi quel caos dell'energia vitale, della vita, che ti prende e ti conduce e ti trasforma e ti succede addosso. Non a caso i culti sincretici afro-brasiliani sono chiamati culti di incorporazione o di possessione, dicono gli antropologi. Cosa vuol dire? Vuol dire che, e questo che io ho visto i primi giorni lì e diciamo, ma dove sono finito? Ricevono gli spiriti, ricevono le forze.
forze della natura. Questi medium danzano, attraverso la danza, i ritmi, i canti, ricevono quelli che chiamano gli orisha, che sono le forze della natura, legate alla forza della terra, dell'acqua, del fuoco, e incominciano a dare insegnamenti e cura alle persone che vanno in questi posti. Provate a pensare a questa immersione all'interno di un fiume di pura energia spirituale. Cioè, questi ricevono delle forze e le esprimono. In realtà questo succede a ciascuno di noi, ma non ce ne rendiamo conto. Quando la fisica moderna dice che tutto è interconnesso, quando parla di campo vibrazionale, quando parla di onda particella, viviamo costantemente immersi in un flusso di campi di forze, questo ce lo dice la fisica. Queste persone lo vivono in diretta. Incorporazione. Se voi, non so se qualcuno di voi ha letto Il cacciatore celeste di Calasso, lui chiama la rosa dei venti della mente, quattro funzioni della mente: imitazione, possessione, trasformazione, imitazione, simulazione, possessione, trasformazione. Lui ritiene, giustamente, che in realtà, quante volte noi diciamo, se non mangi un'idea, non l'hai fatta tua? Questo incorporare i concetti, incorporare le idee, questo ricevere in qualche modo la forza dentro di te che discende, il logos che discende. Immaginiamoci questo gioco tra l'eros e il logos, l'eros che sale e il logos che discende. E lo vivi non solo a livello cognitivo, ma lo vivi su tutti i corpi. Quindi per sintetizzare, al di là del fatto che questo era un mondo organizzato poi secondo una cultura magico-superstiziosa. Ma se tu la vivi, se tu io ti immergi con una cultura razionale all'interno di questo mondo, o lo rifiuti, dicendo queste sono tutte stupidaggini magico-superstiziose, ma se tu vivi delle esperienze che ti trasformano, che cosa fai? Incominci a dire, dunque, aspetta, che cosa ho vissuto? Ho vissuto un senso di unità, di fluidità, di naturalezza. Parlavi prima della naturalezza. Ho vissuto una naturalezza, una intensità, una ineffabilità, una espansione di coscienza così tale che non è che posso metterla lì da parte questa cosa. Cos'è successo? Torniamo all'argomento del nostro di oggi. È successo che mi sono permesso di vivere, di fare il vuoto e di lasciare nascere da dentro la forza, cosa che noi, la nostra società vive nel pieno, la nostra cultura è nel pieno. Per questo è interessante l'esempio che hai fatto prima, no? La tipa nella corazza, ma questa corazza è la nostra mente, questa corazza è la nostra cultura, che è ipertrofica. È indubitabile l'infinità di risultati ottenuti dalla mente razionale, ma è diventata ipertrofica. L'eros è sempre più trascurato, è tutto pieno e il vuoto, quando la vera conoscenza viene dal vuoto. Se voi ci pensate. A parte che lo dicono tutti, io poi ho scritto tanti libri e se voi andate a vedere nella storia della conoscenza umana, a partire da Aristotele in poi, Sant'Agostino, Plotino, tutti quanti parlano di due tipi di conoscenza. La conoscenza, tra virgolette, razionale, cognitiva, alla quale tutti danno pochissima importanza. La conoscenza, chi la chiama la conoscenza intuitiva, chi la chiama l'insight, chi lo chiama Krishnamurti, lo chiama il fondamento. Insomma, ci sono un'infinità di autori che parlano di una conoscenza oltre la mente. Quella conoscenza che arriva come insight, anche Topolino ne parla con Archimede Pitagorico, che è la lampadina. La lampadina che si accende, quella cosa lì, vi dicevo, la medicina della visione. La medicina della visione è questa, cioè la lampadina che si accende, tu vedi di colpo il quadro, comprendi, perché la comprensione, noi crediamo che la comprensione sia, comprendiamo con la mente razionale, ma la mente razionale non comprende, la mente razionale mette insieme, conosce per differenze, no? Analizza, riconosce le differenze, ma quando tu comprendi davvero, hai fatto, ah, hai avuto quell'insight. Cioè, hai colto l'unità dell'esperienza. E questa viene dal vuoto, non dal pieno. Non viene da quello che già sai. Viene da qualche cosa che ti succede. A noi succede sempre meno perché siamo così presi, così pieni. Però
magari lavando i denti, uno non sa, o magari facendo giardinaggio, vi sarà capitato che pensate delle cose e poi dopo facendo, andando a correre o andando in bicicletta, vi arriva quel flusso che comprendete quello che stavate pensando per ore. Questo è il vuoto. Questa è quella che io chiamo la medicina della visione. Però questo succede quando tu ti permetti il vuoto, quando tu ti permetti l'esperienza interiore, quando tu ti permetti fluidità, naturalezza, integralità, quando tutti i tuoi corpi sono in armonia, il ritmo della vita. Cos'è la vita? Vita è polarità e ritmo. Qual è la nostra conoscenza tra le quelle che abbiamo, ci insegna a rispettare la polarità e il ritmo? Quanto ci occupiamo nella nostra vita di stare in contatto con la polarità e il ritmo che ci succede dentro? Perché è dalla polarità e il ritmo che poi nasce la sinergia dei vari corpi. Noi siamo, ancora una volta, Beza, noi siamo un sistema di sottosistemi. L'organismo è fatto di apparati, eccetera. Ma la sintonia, la sinergia di questi apparati avviene grazie a armonia di ritmi. Quindi quanto più io sono in armonia con il mio ritmo interiore, leggi il codice interno, per gli psicologi leggi sé, quanto più sono in contatto con il sé, quanto più i miei corpi sono in armonia. Io sono in fluidità, si espande il mio campo di coscienza, io vado oltre la mente razionale e colgo, ho la visione. Vi sarà capitato di avere, a parte l'insight di cui dicevo prima, quando ci si accende la lampadina, ma proprio anche la visione. Non so se qualcuno di voi conosce le tradizioni, per esempio, degli indiani d'America, che hanno la vision quest. I giovani, piuttosto che l'iniziato, quello che vuole essere introdotto alla conoscenza, prende, se ne va sulla montagna da solo, in digiuno, col tamburo, resta e aspetta di avere la visione. E danno un'importanza estrema. Chi ha avuto la visione fa la differenza da chi non l'ha avuta. Noi abbiamo il diploma, la laurea, eccetera. Loro hanno chi ha avuto la visione. Chi ha avuto la visione ritorna, racconta la visione in cerchio, in comunità, e poi tutta la tribù mette in scena la visione. Ognuno diventa una parte, un personaggio di quella visione e vivono la visione. Quando la visione è stata vissuta, rappresentata, allora acquista potere. E la tribù intera acquista potere grazie a quello che ha avuto la visione, che a quel punto viene riconosciuto come sciamano, come guaritore, via di seguito. Ma tutto questo nasce dal vuoto, tutto questo nasce da questo qui se ne va in digiuno, in silenzio, da solo. Allora quanto spazio c'è nella nostra cultura per il digiuno, per il silenzio e per la solitudine? E il contatto con la natura, guarda un po'. E invece la visione, se noi ci riflettiamo un attimo, ci sarà capitato di avere la visione, la quale non è immaginazione. La mente razionale conosce l'immaginazione. Bene, cioè l'immaginazione è certamente un atto creativo importante. Ma l'immaginazione è un atto del pensiero della mente razionale, è un atto ancora del pieno. Invece la visione ti succede, è un'epifania, ti succede. Pensiamo a tutti i mistici, pensiamo ai vari racconti della storia, della filosofia perenne. Avere la visione è qualcosa che viene considerato molto più importante che non capire qualche cosa con la mente, che non i nostri perché, i nostri obiettivi. E allora, perché vi faccio questo discorso? Perché giustamente di questi tempi, ormai da vario tempo, pensiamo da, appunto dalla nascita dei movimenti femministi in poi, c'è giustamente questa enfasi sull'importanza e sul recupero e sul rispetto del femminile, del ruolo della donna, le pari opportunità, le quote rose, via di seguito. Ma tutto questo non avrà mai successo finché noi non recuperiamo la parte scissa dentro di noi. Siamo nel pieno, anche la donna ragiona da uomo, ragioniamo in un'ottica razionale e la razionalità è maschile. La razionalità è controllo, è perché, è obiettivo, è risultato. Sono tutti termini maschili. Ottenere un risultato, porsi un obiettivo, è maschile. Avete mai visto? Guardiamo la natura, guardiamo una quercia. La quercia ha un obiettivo, secondo voi? Cioè, la ghianda diventa quercia. Diventa quercia grazie a che cosa? Al progetto contenuto nel seme che è potenzialità che si esprime. Anche noi siamo potenzialità che si esprime e che bisogno abbiamo di porci obiettivi? Allora, l'obiettivo maschile
andrebbe trasceso incluso nell'intento femminile. L'intento è io sto in contatto con il mio seme, torniamo al discorso di prima della dinamica originaria, sto in contatto, il mio seme, il mio pulsare è l'equivalente del seme della pianta, che vuole diventare chi sono. Il mio sé vuole diventare se stesso. Ma perché diventi se stesso? Io non mi devo porre l'obiettivo, ma devo stare in contatto con dove vuole andare. Quindi l'intento è il contatto e tenere fermo la barra al centro. Immaginiamoci la barca a vela. È il vento che ti porta. È la vela che tiene, sono le onde e tu tieni il timone. Tenere il timone equivale all'intento, che non è un obiettivo. È un dialogo con l'interiorità e con il mondo. L'intento è femminile. Perché ti lasci portare. Pensa se tu volessi decidere tu dove deve andare la barca, contro le onde, contro il vento. È un dialogo, ma la tua componente è una componente femminile, che integra il maschile. Il maschile tiene, il femminile si lascia portare. La nostra cultura è totalmente maschile. Quindi, ragazzi miei, hai voglia di quote rosa. Non si esce da questa storia qua, a mio modesto parere. Se non recuperiamo la dimensione del vuoto, del silenzio, dell'ascolto, dell'oltre la mente razionale. Il termine chiave è sempre trascendere e includere. Non dice no, la mente razionale ci ha portato fino a qua, la mente razionale è un'infinita, è un'enorme conquista. Ma oltre la mente razionale c'è la consapevolezza, c'è la mente intuitiva, che non è il complementare del razionale, è un salto quantico. La mente intuitiva, la comprensione con l'insight, la comprensione con la visione è un salto quantico rispetto all'uso della nostra mente, perché è un'integrazione di maschile e femminile, è un fare del due l'uno, che nasce dal rispetto del ritmo, che nasce dal vuoto. Ma perché uno dice, com'è che tutto questo non succede? Perché siamo così presi a ottenere i risultati, gli obiettivi, alle strategie, alle emergenze. Siamo così presi a darci da fare e perché abbiamo perso la dimensione dell'esperienza interiore. Come ho detto, quanto tempo passiamo seduti in silenzio o a passeggiare in mezzo alla natura, ma non se in mezzo alla natura intanto guardare il cellulare o pensare o correre nel vuoto e nel silenzio. È veramente quello che chiamo il versante scordato. È una dimensione che abbiamo totalmente dimenticato. E a mio avviso questo è il... L'ho chiamata la medicina della visione in questo nostro incontro. Recuperiamo la polarità dimenticata di noi stessi. Lascia andare. Hillman dice perché è una domanda sbagliata. E noi passiamo la vita a chiederci perché. Chi di noi non pensa che chiedersi il perché sia la cosa giusta per avere una soluzione? Chiederti perché è una domanda sbagliata. Che è razionale, pensa Einstein. Non puoi risolvere un problema con la stessa mente che l'ha creato. E noi insistiamo a cercare di risolvere i problemi con la mente che l'ha creato. Il problema si dissolve quando fai un salto di coscienza. Quando tu vedi, vai oltre il problema e lo vedi. Oppure pensiamo a Steiner, che diceva, l'essere umano pensa, oppure a De Bono, il pensiero è costruire modelli della realtà. La mente razionale sa fare talmente bene che si identifica con questi modelli che ha creato e poi non riesce più a modificarli. Ma la vita è cambiamento. E allora, per andare oltre il pensiero, Steiner, ma come tutta la filosofia perenne, tutte le tradizioni antiche, ci dicono, guarda che tu puoi osservare il tuo pensiero. Ma quanti di noi insegnano che possiamo osservare il pensiero? O quanto ci sembra utile poter osservare il nostro pensiero? Osservare, accorgerci che tra le funzioni psichiche, cognitive dell'essere umano c'è la possibilità di osservare il pensiero. È il primo passo verso questo salto quantico di cui parlavamo prima. Se io osservo i miei pensieri, il circuito dell'esperienza è sentire, agire e pensare. Io posso osservarmi, sentire, agire e pensare. Cambia tutto. Io entro in un altro mondo. È l'equivalente di tenere gli occhi chiusi e gli occhi aperti. Io faccio sempre questo esempio. Se noi abbiamo gli occhi chiusi adesso, in questo momento, dobbiamo ripensare, ma dov'è che è con gli occhi chiusi? Io userò delle strategie, dunque mi sembra che in alto a destra ci fosse, però forse no, era lì. No, ma aspetta, se mi concentro bene riesco a vedere. Poi apri gli occhi, non hai più bisogno di quelle strategie analitiche.
Ecco la visione, sto vedendo dove sei e questo è l'equivalente. Io attraverso l'osservazione del pensiero io posso realizzare quella che si chiama la consapevolezza, che è la visione. Io vedo. Avete presente Avatar? Io ti vedo. Ecco, io ti vedo. Molto spesso noi siamo persi nell'apparenza e non ci accorgiamo che l'apparenza indica ciò che c'è oltre l'apparenza. La persona ci porta il suo problema, oppure siamo in disaccordo, noi vediamo il problema. È maschile vedere il problema. Il femminile vede oltre il problema, coglie l'anima della persona, coglie la sua storia, coglie il processo che ha portato lì, a dire quella cosa, a fare quella cosa, a sentire quella cosa. Ma se noi ci chiediamo il perché e cerchiamo di risolvere il problema, come facciamo a vedere l'anima della persona, il suo sé più profondo, la sua storia? E insomma, questi sono un po' di spunti sulla medicina della visione, sulla necessità di recuperare il versante scordato del vuoto, dell'ascolto, del silenzio, del restare, che guarda un po', ti apre a un mondo cosiddetto spirituale, che non è il demonio, il mondo spirituale. Certo, la scienza, finisco con questa ultima piccola cosa, la scienza. Io sono triste. Io credo nella scienza, ti dicono le persone, no? Ma la scienza che cos'è? La scienza è una conoscenza che fornisca garanzia di validità. Non è il metodo riduzionista positivista attuale. Quello è un metodo scientifico. Quindi mi stai dicendo che credi in una parrocchia. Mi stai dicendo che credi nel metodo scientifico riduzionista positivista. Benissimo, ci ha fatto arrivare fino a qua. Ha fatto delle scoperte straordinarie, ci porta sulla Luna. Perfetto, ma tu vuoi occuparti dell'essere umano o di andare sulla Luna? Vuoi salvare le vite, che va benissimo, o vuoi favorire la realizzazione delle persone? Allora il metodo riduzionista positivista non funziona. Non è scientifico applicare il metodo riduzionista positivista alla psiche, a meno che tu non la riduci a mente, non la metti nel cervello. Ma quello è un aspetto. Quello è studiare la televisione, è studiare il computer, non è studiare il software. Per il software non puoi usare metodo riduzionista positivista, se non per la ricaduta sul piano materico, ma tutto il mondo infinito del sé, dell'essere, dell'esperienza, del software non si conosce con il metodo riduzionista positivista. Ci vuole un altro modello scientifico. Quindi non c'è una scienza, così come non c'è solo la ragione per comprendere. C'è una scienza, la scienza della complessità, la scienza integrale, ci sono infiniti modelli scientifici, ce ne sono decine di modelli scientifici underground, diciamo così, che non sono mainstream, così come c'è infinite persone che offrono un modello oltre la mente di consapevolezza e di comprensione. Questo, a mio avviso, è recuperare il femminile dimenticato. Ecco, vi ringrazio di avermi ascoltato fino a qui. Grazie. Grazie a te, Luigi. Professore, ringraziamo lei per la bellissima offerta di spunti, ma anche di ricerca interiore. Io, prima di lasciare la parola a degli interventi, volevo citare una mia pratica, che è quella della canoa. Cioè, io d'estate vado in canoa. E andando in canoa mi diverto di più quando il mare è agitato. E le devo dire, professore, che per riportarmi al suo discorso, che io dicevo un doppio effetto: l'effetto culla e l'effetto ottovolante. Ed è una cosa fantastica. Non c'è motore, non c'è benzina, sei a contatto con l'acqua. E vivi un momento che è speciale, non solo, ma ti aiuta a immergerti in te stesso. Volevo fare una domanda, professore. L'affermazione fatta prima, parlando del vuoto e del salto quantico, che il razionale maschile e il vuoto che porta dopo alla consapevolezza femminile, non è un po' presentata un tantino in maniera dogmatica, il fatto che sia già predefinito così, che quello sia maschile e l'altro femminile, perché così sembrava già una cosa data da vocabolario prima. Sì, ovviamente noi quando diciamo qualche cosa diamo sempre
c'è sempre il rischio che diventi dogmatico, però dogmatico è quando uno dice è così e si attacca a una visione e non accetta nessun'altra via di seguito. Facciamo in questo modo, come se, comportiamoci come se noi dobbiamo, se noi dobbiamo guardare il pieno e il vuoto, mettiamoci di fronte al pieno e il vuoto e chiediamoci, tu metteresti il vuoto nel maschile o nel femminile? E il pieno metteresti nel maschile o nel femminile? Uno potrebbe dire, beh, vuoto, no, femminile, pieno, maschile. Lo dice lo stesso, il calice e la spada, insomma, la coppa e lo scettro. Per cui cioè, è un simbolismo universale quello del vuoto come femminile e del pieno come maschile. Però è una mappa, a proposito prima di mappe di territorio, fai come se. E la cosa inevitabile è che c'è una componente delle due che è preponderante. Se noi vogliamo definire, tiriamo una riga e mettiamo pieno, vuoto, e poi consideriamo tutti i vari aspetti della nostra esistenza e vediamo se li metti nel pieno o nel vuoto. Siccome da un punto di vista di approccio, ecco, viscerale, intuitivo, proprio prima di fare questa domanda, è per questo che gliel'ho fatta, perché siccome veniamo da una, diciamo, un'abitudine mentale e culturale, credo soprattutto abbastanza condivisa da un certo numero di noi che ci occupiamo, che partecipiamo al workshop, che ci sono delle componenti compresenti nella vita mentale e psichica, sia maschile che femminile, di tutti. E Certo. allora mi veniva fatto di pensare che il vuoto che poi predispone alla visione sia una dimensione altra che può avere una componente sia nel vuoto maschile e femminile e sia nella visione maschile e femminile. Cioè, così come nella vita mentale concepita nella maniera, tra virgolette, occidentale, abbiamo un animus, un'anima, una componente maschile e femminile, comunque che sono compresenti. Diciamo, era come se, voglio dire, il vuoto, come descritto da lei, fosse qualcosa che non fosse legato a un sesso ancestrale, ma è proprio una situazione umana alternativa da riscoprire. No, 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 dal punto di vista, se pensiamo, ritorniamo al discorso della polarità e del ritmo. Polarità e ritmo contiene in sé, il ritmo avviene grazie al dialogo tra pieno e vuoto e comunque da qualsiasi polarità, per cui certamente il pieno e il vuoto sono in ogni cosa, così come il maschile e il femminile, ognuno di noi ha, sto parlando di una cultura che privilegia tutti i contenuti del pieno e trascura, a mio avviso, i contenuti del vuoto. E quindi c'è una ipertrofia del pieno e c'è una dimenticanza del vuoto. Questo è. Poi è vero, vai in canoa e ti accorgi, però poi dopo questo andare in canoa, se tu lo riporti, metti nel tuo mondo psicoterapeutico, cioè trovi che, come dire, non c'è un paradigma che accoglie quello che tu vivi quando vai in canoa, a meno che. Allora tu porti la tua esperienza dalla canoa e modifichi il paradigma scientifico o comunque il paradigma che tendi ad usare, che è fondato su diagnosi, risultato, protocollo, per esempio, obiettivo. Tutto questo non lo fai quando sei in canoa. Quando sei in canoa tu dialoghi con le onde, senti la cosa e fluisci. Quando sei in canoa sei in un equilibrio tra vuoto e pieno, che guarda caso. Perché poi il vuoto e il pieno in dialogo producono quel quid in più, quel tertium non datur, che è frutto del rispetto della dinamica originaria. Quando noi rispettiamo il gioco che avviene di suo tra vuoto e pieno, tra maschile e femminile, succede qualcosa di più che è la vita. E io sto dicendo che il modello culturale attuale, a mio avviso, trascura tutto questo. Grazie. Grazie della domanda, perché certamente è assolutamente cruciale quello che tu hai sottolineato. Si può comparare questa dicotomia, diciamo così, che poi viene ad essere compensata anche con altre visioni di popoli indigeni, cosiddetti primitivi, tra virgolette. Io ho esperienza, ad esempio, nel Perù, nelle Ande peruviane, dove si parla di lato destro e di lato sinistro, oppure di una modalità naturale, se vogliamo dire spontanea, e una modalità invece addomesticata. Ecco, questi sono un po' i riferimenti della strada che conosco.
E mi sembra che forse si può andare oltre al maschile e al femminile se si utilizzano anche parametri un po' diversi, quindi considerando il lato destro come quello deputato più all'azione pratica, forse al pieno, alla forza di agire, e il lato sinistro come invece l'attitudine più accogliente e anche più sensitiva, più sensibile, più intuitiva, che comunque si devono comporre, no, nell'essere umano per poter avere una pienezza. E anche questa modalità può portare ad avere appunto una conoscenza di tipo diverso attraverso una partecipazione viva, sentita, proprio anche con il corpo, con tutte le dimensioni dell'essere, non soltanto attraverso la mente, no? Per poter far fronte poi alla vita in una maniera anche più ampia, appunto per un'espansione della coscienza, grazie al contatto con gli elementi di natura, che mi viene da dire, mi chiedo, è una ricerca che fa parte del mio percorso adesso, è il risultato anche di un accostamento alle forze della natura in modo quasi fisico, biologico, però passa anche attraverso dei simboli, attraverso un linguaggio simbolico che poi, come diceva lei, dottore, fa parte di un linguaggio universale. E ho trovato molta ricchezza in un percorso come questo, viaggiando tra il simbolo, la percezione, la sensazione e sicuramente lavorando più con il cuore che non con un'analisi razionale, che pure serve per avere coscienza, per poter comunicare, no, queste esperienze, ma sicuramente passando attraverso il filtro del cuore. Certamente uno dei drammi della comunicazione è che lo facciamo attraverso il linguaggio e cerchiamo di comprendere appunto con la mente duale. Quindi parliamo di maschile e femminile, giustamente, oppure di vuoto e pieno, diciamo, aspetta, però grande sfida è quella di riconoscere, di avere un atteggiamento cognitivo in grado di cogliere l'unità della dualità, di fare del due l'uno. Se non farete del due l'uno non entrerete nel regno, dice il Vangelo di San Tommaso. Fare del due l'uno, cioè, perché vi parlavo della medicina della visione o dell'osservazione consapevole? Perché la mente duale giustamente deve analizzare. Cioè, se io non riconosco la differenza tra maschile e femminile, tra il vuoto e il pieno, non posso farne qualche cosa. Ma una volta che io ne ho discusso, che ho riconosciuto la differenza, la mente razionale si deve tirare indietro, fare da parte, io scomparire e lasciare spazio, fare il salto nel vuoto, da dove questo orgasmo cosmico produce i suoi frutti. Cioè l'unione del maschile e del femminile è sempre un qualche cosa ulteriore che non coglie la mente razionale duale, perché sono così fissato sulla necessità di andare oltre il dualismo della mente razionale, perché lasciamole fare il suo mestiere. Ma dato che funziona così bene nel lavorare sulla materia, l'abbiamo applicato alla vita, l'abbiamo applicato alla psiche. No, deve fare un passo indietro se vogliamo comprendere la psiche, perché giustamente questo dualismo è sempre un due che si fa uno, incessantemente. Lasciamoglielo fare. Glielo lasciamo fare quando ci tiriamo indietro e osserviamo, rispettando il ritmo naturale delle cose. Grazie della domanda. Grazie a lei, la sento molto vicina come modalità di approccio e anche di ricerca, è molto Il interessante, rischio è che si cade sempre dalla padella alla brace. Uno, se è razionale e se dice qualche cosa che è di diverso, sembra che sia istintivo, non scientifico e via di seguito, ma la sfida è fare del 2-1, cioè è in arrivo il nuovo paradigma famoso che fa del 2-1, cioè il paradigma olistico di cui io non parlo nemmeno più perché ne ho parlato per la prima volta nell'81 del paradigma. Abbiamo fatto il manifesto olistico nell'82 e ci chiedevano se noi facevamo l'olio. Nessuno sapeva cosa fosse olismo. Adesso io non ne parlo più perché c'è anche la pedicure olistica, senza togliere nulla alla pedicure. Però il paradigma olistico, olografico che si affermerà prima o poi è quel paradigma che fa del 2-1, che coglie che l'intero è di più della somma delle parti, quindi la vita è di più del maschile e femminile insieme, però dobbiamo lasciarli lavorare insieme e produrre costantemente questo orgasmo cosmico. Non stiamo inventando niente, abbiamo a disposizione questa conoscenza da millenni. Volevo solo dire, prima quell'immagine che mi dava fastidio, dopo
il tuo intervento l'ho trovata veramente significativa. Lì ci sta questa corazza, c'è questa sicilianità, questa cosa ottocentesca che mi attraversa anche a me, e dove anch'io nel mio piccolo, nella vita, ho cercato di togliermi questa corazza. Però questa corazza poi esce da un lato e poi rientra dall'altro lato, c'è la dimensione inconscia. E io l'ho fatto con i miei mezzi, l'ho fatta, e non in maniera strutturata forse, ma ci ho provato. E quindi sono una persona a cui piace navigare, navigare anche in maniera significativa, con barche a vela, barche di ogni tipo. Però sono abituato a navigare all'interno del Mediterraneo. Il Golfo di Gibilterra, l'oceano, mi fa un po' paura. Dopo il tuo intervento, quell'immagine lì, con quella rigidità, con quella corazza, come se tu volessi, come dire, in maniera dirompente, dissacrare questa corazza per entrare nell'essenza dell'uomo, quindi nella dimensione spirituale. E tutto questo è come se mi facesse paura, ma non paura come persona, perché per l'età che ho, ormai ho incontrato i fatti della vita, insomma, no? Con la mia ansia, con le mie paure. E mi fa paura per certi versi, come padre che è imbarcato su questa nave che dirigi tu, e sono impaurito, no? No, con tutte le mie corazze leggere. Solo questo, ma te lo dico con affetto. Ma sai, hai detto una cosa molto importante, a parte anche molto che ti fa onore, no? Che poi è il dialogo con la tradizione. Il dialogo con la tradizione. Cioè, da una parte è evidente che la tradizione è casa, la tradizione è da dove veniamo. Ma pensiamo, forse senz'altro conoscete il monomito del viaggio dell'eroe. Campbell, che è stato il più grande mitologo esistente, ha studiato praticamente le fiabe di tutti i paesi del mondo, le storie, e ha proposto il monomito. Dice, tutte le fiabe alla fin fine hanno una ciclicità che ha a che fare, che è la partenza, il viaggio e il ritorno, che poi lui l'ha diviso in 7 fasi, chiamandole le fasi dell'eroe. Eroe dapprima nel castello. Castello, tradizione, casa, famiglia, copione familiare. A un certo punto si accorge di essere del castello e parte per il viaggio. Si accorge che deve lasciare il castello. Deve lasciare il castello e quindi sale al suo cavallo, prende la sua armatura e va nella foresta. Foresta, selva oscura, foresta, pensiamo a tutte le... No, è ovvio. E incontra il drago e deve sconfiggere il drago. Sconfitto il drago, liberare la principessa della torre, il sé. Liberato la principessa della torre, torna al castello e si unisce nello Hierogamos, il matrimonio sacro, con il suo sé. Questo rappresenta il viaggio dell'esistenza di tutti quanti noi. Io lo trovo assolutamente significativo. Lasci il castello e torni al castello. Quindi la tradizione, il copione, gli insegnamenti culturali sono la tua partenza e il tuo ritorno, ma quando sei il prima e il dopo è completamente diverso. Il prima sei immerso, sei identificato, c'hai addosso quel vestito lì, quella corazza. Pensiamo al viaggio di quella fanciulla lì, che si accorge, ah, aspetta, ho dentro di me le potenzialità, ma sono ingabbiata. Ma se io non mi accorgo che sono ingabbiata, quella è la mia vita, con addosso quel vestito che mi dà un'identità, mi connota, io sono questa. Immaginiamo questa che si accorge, ma aspetta, ma che vestito assurdo su? Ma io ho dentro una potenzialità infinita. E allora si toglie il vestito, libera la gallina e va. E la gallina diventa un'aquila e vola con l'aquila. Volando a volo d'aquila, vede sotto Napoli, la tradizione, eccetera, vede gli altri mondi, di conosce gli altri mondi, e poi ritorna a Napoli completamente cambiate, diverse, tutto diverso, anche se potrà magari mettersi sul vestito e danzare la sua napoletanità, ma a quel punto non è assolutamente più una gabbia. E così lo stesso, come tutti noi, io ho riscoperto Gesù Cristo in mezzo ai terreros brasiliani, dove se lo vede un fanatico cattolico lo considerano il demonio, perché fanno i riti, tutte le cose, ma io ho trovato il cuore e Cristo là. Dopo che qui avevo lasciato l'oratorio a 15 anni, comunista combattente, fino ai 28, arrivo in Brasile,
nei culti sincretici che se tu appunto li vedi dici ma questi qua l'ho trovato lì Cristo e quindi ritorni perché riconosci nella cristianità un valore universale e la tradizione ti vuole parlare di valori universali ma se tu rimani identificato con la tradizione credi che Cristo sia quello lì che siede alla destra del Padre eccetera eccetera ma una volta che tu recuperi la cristianità riconosci come Cristo, come il maestro universale, come il principio di armonia, come il sé. Quindi la tua tradizione è l'inizio e la fine. Sì, comunque bisogna andare oltre la tradizione, altrimenti si rimane bloccati, diciamo, in uno schema che è solo quello. Comunque quello che tu stai dicendo è proprio quello che hai accennato prima, è proprio una visione, cioè questo volo di aquila che esce, diciamo, dalle ristrettezze di una visione piccola, ma, e quindi incomincia a volare, incomincia a vedere. Mi faceva ricordare Don Juan del Castaneda. In cui mi pare che ci sia un'aquila o qualcosa del genere. Comunque, in ogni caso, sono d'accordo con te quando dici che la visione è fondamentale perché è trasformatrice. Cioè, già avere questa visione che è una lampadina improvvisa che si accende è già una trasformazione, fa cambiare, tante cose dentro. Mi aveva fatto, a proposito dell'eroe, del ciclo dell'eroe, mi aveva fatto pensare un vecchio racconto, un'altra fiaba di Tommaso Landolfi, che era il principe infelice. Il principe infelice che era solo, era depresso, non si muoveva dal letto nel suo castello, e che un giorno fa un sogno e succedono due cose. Il sogno gli dice che deve partire, ma già sta meglio dopo aver fatto il sogno, perché poi andrà incontro alla classica serie di avventure che poi lo riportano al suo paese, eccetera, eccetera. Però ecco, questo fatto è che già si allude alla visione se c'è questo sogno che già ha detto devi partire, e già sta meglio, come dire, è come se fosse stata anticipata la fine del ciclo, nel senso non sta bene solo quando ha finito il ciclo, ma già quando ha ricordato il sogno e parte. Luigi, ti volevo dire questo a proposito di visione, che credo di averlo chiaro anch'io questo concetto. Però, sai, ci sono contesti diversi, le parole poi cambiano senso. È morto recentemente Dorsey, quello di Mediolanum, e anche in tutti i vari programmi parlano della sua visione, ma una visione che ha a che fare con l'economia. Come mettere insieme queste diverse visioni? Io comprendo quella tua, come mettere in relazione con le altre? Sì, e beh, certo, hai molto ragione, ma infatti la cosa che mi fa diventare matto è che qualsiasi progetto parte, vision, mission, target, cioè, certamente Però sulla scusa, visione. però questo, scusa che interrompo, il concetto di vision nelle programmazioni è interessante perché ha a che fare sempre con la visione. Anzi, la cosa principale è proprio la vision e Sì, poi la mission. La mission viene dopo, cioè poi certo, praticamente però cosa fa. sì. Ma quello che è importante è avere la visione, la vision, Sì, anche però nell'economia. sì, dipende da dove parte. Perché prima facevo l'esempio della differenza tra obiettivo e intento, che sembra banale, sembra un sofismo, ma è fondamentale. Perché dipende se parte dall'io o dal sé. Se io sono CEO di un'azienda e voglio che la mia azienda cresca 30% all'anno perché devo rendere gli azionisti contenti, la mia vision partirà dall'io. Dalla mia identificazione egoica narcisistica con il miglior CEO del mondo e per dare i soldi agli azionisti. E quindi la vision, quella vision lì, non ha nessun potere. Non è la vision di Castaneda o dello sciamano, non ha nessun potere, anche se la chiami vision. Tu fai il vuoto, scompari, dici: va bene, è vero che sono gli azionisti, è vero che io sono il CEO dell'azienda, ma quello che conta è che io faccia la giusta azione. La giusta azione, il grande bene, the great good. Il grande bene, non il bene dell'azienda. Perché è transpersonale? Transpersonale, il personale è il bene dell'azienda. Il transpersonale è il grande bene. Mi metto al servizio, in quanto uomo di potere, che è CEO di un'azienda multinazionale, mi metto al servizio per il grande bene. E allora il risultato diventa l'effetto collaterale, non la meta, non l'obiettivo. Faccio la cosa giusta.
mi occupo di, che ne so, di dare il giusto stipendio, di creare il giusto ambiente per le persone, di essere green e via, ecosostenibile, e magari non avrò tutto quell'incremento, ma avrò compiuto qualche cosa che ha trasformato, ha migliorato il mondo. Capisci? Per cui la vision dell'io, la vision del sé è totalmente diverso. Il salto dal personale al transpersonale è questo qua. E in mezzo c'è il vuoto, perché ti insisto su questa cosa del vuoto? In mezzo c'è il vuoto. Scompari al tuo narcisismo, scompari al tuo bisogno di essere il miglior CEO del mondo, scompari alla paura che ti licenziano se non hai risultati e fai la giusta azione. Noi dobbiamo riuscire a conservare il nostro processo di dilazione, il che probabilmente ci porta a liberarci della corazza, dei legami, ma non nel senso di rompere, ma di riuscire a trasformare noi stessi in zona, quello dici tu, nel nostro vero sé. Poi Nietzsche ce l'ha detto: come si diventa ciò che veramente si è? Noi dobbiamo cercare di essere come siamo veramente, che non lo sappiamo tanto. E questa è la bellezza anche dell'essere al mondo.